Miano, col ciuffo, io ci sento una cosa molto più, cioè molto più centrale, è poco profondo, è strachiaro. Anch'io l'avrei fatto molto più semplice, molto meno Franchi, brillante, no? sì, è molto Più un brillante. pochino più. Cioè, Mulo. quella è proprio giù, Qua, qua. quella va proprio giù così. E quindi, infatti non sapevo bene cosa fare. No, e però è quella. È quel carattere lì che lo rende un po' impossibile. Cioè che c'è uno brillante, sembra uno brillante contro uno ignorante. Alla fine non. Una possibilità che avevo, però quella l'avevo pensata per il solo, cioè per il solo, per questa parte un po' solistica che dovrei fare io dopo i primi due temi, dopo il primo tema. Avevo pensato, ci poteva stare di provare a fare uno di questi interventi sonori su cui ho lavorato negli scorsi mesi. Invece perché si è provato alla tambourine, sui tom, col piatto, con gli accenti sui bordi, più lungo, beh. E comunque arrivava adesso solo e diceva, vabbè dai, quando finisce la batteria sai fare il simbolo. Ok, Minchia. quindi tipo una cosa che dici, ok, voglio levarmi il problema del solo di batteria, e siccome è un momento della canzone, il momento lo risolvo così. E tipo potevo provare a preparare qualcosa da mettere, magari poi gestibile percussivamente alla peggio. Quindi magari ho una timeline preparata o qualcosa da vedere, però. Si chiama Pietro Gargiulo, che se non torna indietro te lo butto in culo. Senza impelagarmi nella cosa del rullante, della percussione, del solo, perché alla fine quella cosa lì non mi piaceva tanto. Questa è una foto mitica. Ah, la sfida dei tre batteristi. No, no, un'altra situazione, più Ah, pace, una situazione cioè Vin Jones, senza. Speedy Joe Jones e Max Roach. Sì. E praticamente è la scusa, in quel modo lì, allora sì, posso utilizzare le percussioni, creare un pattern un po' irregolare ma storto, così c'è sia la parte percussiva che però rimaniamo in tema con il suono del basso di Matte. Cioè permetteva questa doppia cosa. Articolazione. Benvenuti a Mani Pozzano, lesson number 3. L'articolazione, mi manca l'articolazione in questa chitarra, è la fusione fra il dito e la corda. Cavolo, non ci avete mai pensato. Questo è So, non male. sono Segovia, però un pochino meglio la potrei fare, con un po' di grazia, C'è ecco. sempre tempo per Sì, ma va fatto prima del migliorare. mixaggio. Vabbè, è tanto. Vai tranquillo. Oh, basta, aspetti, ma Se ne è la mia proprietà! sta cazzo di telecamera! Non è la mia proprietà! Questo disco probabilmente è un passo avanti da tantissimi punti di vista. Prendiamocelo. Prendiamoci la possibilità di fare il passo avanti su tanta roba, visto che secondo me verrà un mixaggio a strati, nel senso che oggi e domani mettiamo mano a questi 7 pezzi. La prossima volta sarà fra un mese e mezzo, metteremo mano agli altri 7 pezzi. E poi, quando sarà quello definitivo, riapriamo tutto. E nel frattempo, cioè, magari abbiamo Specifichi. pensato a delle cose. No, secondo Cioè, me Africo non può essere prodotto come Jardim da è. Estrella, però No. tutte e due devono essere coerenti. Però poi alla fine devono essere, cioè, si devono essere coerenti tra di loro in un'ottica generale di cosa, ma secondo me lo saranno. Mettiamola così, me lo sento. Che non sarà difficile ottenere questa cosa, nel senso che poi alla fine la mano si sente. Prendi, fai le operazioni su ogni singolo microfono, poi ti fai i volumi tra i singoli microfoni, poi li spedisci su un bus e fai le ultime correzioni su un unico bus, tipo compressioni, cose eccetera eccetera, le facciamo solo su un unico canale. Questi non comprimiamo, comprimiamo poi tutto quanto sull'unico bus, a questo punto mono anche, volendo. Ah, c'è un contraffattore. Secondo me questo qui va contro.
apriamo. Tecla aperto in due. Abbiamo allora margini. Sì, io l'ho messo a meno 2,7 perché prima mi stavo spaccando le orecchie, mi sono partito tipo a meno 6 e poi sono tornato su. Ah, bene, ci piace. Tipico, prendi Zeoso. Se te apri Zeoso, la prima cosa che si sente è che quando va via il basso, cioè quando il basso smette di fare il basso elettrico, cioè Matteo smette di fare do, c'è il vuoto. Stiamo suonando senza impianto sempre. No, beh certo, la differenza è abissale, cioè le poche abbiamo possibilità, a me mi sembra anche di uscire troppo alle volte, cioè mi sento più alto di tutti gli altri, che mi fa piacere, però quello poi mi stimola anche a suonare il triplo, cioè divento un po', copro io alla fine. No, invece sì, cioè il concerto della Shigera, per esempio, finalmente ho potuto sentire i tuoi soli, anche perché te potevi farli. Sì, più che altro perché in realtà io faccio dei soli perenni, poi nessuno se ne accorge, però cioè, la verità è che non faccio mai le stesse, infatti Enzo mi guarda ogni tanto, tipo, mi fa delle domande, vedo proprio, c'è lo sguardo interrogato, tipo, oggi che pezzo stai suonando? Sì? Sì, sì, il rullante si sente molto bene. No, funziona, sto seguendo con grande ardore e fra l'altro sto facendo il backup delle tracce di violoncello. Io farei una piccola compressione sul rullo ancora e i riverberi. Ok. Zero dB. Kumba! Tutta colpa della globalizzazione! O la scatoletta! In la scatoletta, tu una zanzara! Dove mi c'è qua? Mannaggia la murta! Quasi quasi la rifaccio col naso. Come chi siamo? No, bello il disco, però quelle trombette, cazzo. Quelle trombine tibetane. Quella musichina indiana.